Palla messa in mezzo, non ci arriva Verluca e alla fine guadagna un calcio d'angolo che andrà a battere Vittorio De Paulis, il nu numero 10. Nel prossimo recca che sistema adesso la palla nella bandierina. Tutti praticamente nella metà campo della Sigma, tanti giocatori in area di rigore, il tiro e poi c'è il gol del Prosetimo Reca, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Cappai e dunque si sblocca il risultato, va ad esultare il numero 3 Daniele De Letteris, probabilmente è lui l'ultimo tocco dei giocatori arancioni, poi si è sembrata l'ultima deviazione di Cappai, comunque risultato sbloccato dopo 8 minuti e mezzo qui al comunale Toni Adamo. Prosetimo Reca Finisce in 1 Sigma 0-0. rimessa laterale. Mancini prova ad andarsene di fisico, ma viene fermato da un buon intervento difensivo di Cabras, che poi va a cercare Mela, protegge il pallone, il numero 9 della Sigma, ma non riesce a tenerlo in campo qui all'altezza della linea laterale. Si torna all'indietro da De Letteris, larga il gioco sulla destra dove c'è Palmieri, poi va da Brattai, cerca l'azione personale sulla destra, ancora Brattai, vediamo se mette dentro un cross, trova l'ultimo tocco della difesa della Sigma e dunque calcio d'angolo dalla parte opposta rispetto a dove è arrivato il gol del Prosetimo Reca. Andrà comunque De Paulis dalla bandierina, tutta la Sigma a protezione della propria porta in area di rigore, tre giocatori, solo tre giocatori fuori dall'area, alla fine uno schema per il tiro di Benassi, tiro però debole, quello del numero 8 che viene allontanato facilmente, pallone ancora in gioco, il pallone che sorpassa tutti, alla fine arriva Pansini, poi Benassi, si crea lo spazio per il tiro, supera un contrasto e il 2-0, il raddoppio con il capitano Andrea Benassi che sblocca ancora e si conquista un gol importante, il capitano del Prosettimo Eureka si è andato di forza, di fisico, non ha potuto fare nulla Serra da quella posizione, preferisce tornare, la difesa porta la pressione di porta, schiama il pallone addirittura maggiore al limite della propria area di rigore che poi allontana con i piedi per cercare D'Alessandro, pallone perso al numero 16, Congiu prova la giocata e poi il fallo subito da Balsamo, vediamo se ci sarà un cartellino, cartellino giallo. Da buona posizione, una buona posizione per provare il tiro in porta, è stato ammonito Enea Brattai, reo di aver trattenuto, sembrano intenzionati ad andare sul punto di battuta con Gio e Melis, anzi Melis si allontana, dunque battuta verrà affidata al numero 10. Gianluca Congiu, specialista dei calci piazzati per la Sigma, ha avuto calci d'angolo e punizioni, non ha mai avuto una buona opportunità, qui ci prova e accorcia le distanze, un gran gol quello di Congiu, gol anche meritato per la prestazione del numero 10 della Sigma che accorcia le distanze quando ormai siamo in pieno recupero.